Buongiorno. Allora, ho letto qualche commento sul video di ieri su Sampdoria Juventus. Vabbè, ieri mi sono permesso di dare alcuni di muovere alcuni appunti al mister per come vedo io il calcio, no? E poi ci sono stati alcuni soliti Allegri out, così, colà. Adesso facciamo un gioco. Immaginiamo, penso che tutti conosciate alcune squadre: Real, Liverpool, Manchester City. Ah, ecco, Manchester City. Facciamo un gioco. Prendiamo Guardiola. Immaginiamo di mettere Guardiola al posto di Allegri. E proviamo a immaginare con quale formazione giocherebbe Guardiola. Proviamo. Allora, il City difesa schiera Walker, Laporte, ora sta giocando anche Stones e Cancelo, no? Diciamo che no, in difesa noi abbiamo Danilo, che non è un esterno, che non è un esterno di quelli che usa il suo Guardiola. Abbiamo Danilo, abbiamo Bonucci, che bene o male alla sua età, Bremer, che non ha mai fatto una sola partita a livello internazionale, e Alexandro, no? E già qui immaginate il reparto difensivo del Manchester City, immaginate quello nostro. Ma il peggio deve ancora arrivare. Andiamo a centrocampo. Ieri Allegri aveva a disposizione, ha schierato, io ho pensato ai ragazzi italiani, ma vedendo che ha schierato ieri Allegri, Rabiot, McKennie e l'altro era Locatelli, no? Guardiola invece nel Manchester City schiera Rodri, Gundogan e, vabbè, Kevin De Bruyne. Allora, ma secondo voi Guardiola può fare lo stesso gioco con McKennie, con Locatelli e con Rabiot? Può fare lo stesso gioco? Guardiola può fare quello che faceva con Xavi, Iniesta e Busquets con questo centrocampo? Poi andiamo in attacco. Kostic, Cuadrado, Vlahovic. Il Manchester City schiera Bernardo Silva, Mahrez e Haaland, giusto? Ora, diciamo che Vlahovic sia, ma io non penso che lo sia, all'altezza di uno di questi tre. Diciamo, per me Vlahovic al City si accomoda tranquillamente in panchina. Secondo voi, con il Cuadrado di ieri, cosa ci fa Guardiola? Con il Cuadrado di ieri, Guardiola cosa ci fa? Ditemelo voi, con il Cuadrado irritante, perché ieri si poteva andare benissimo in vantaggio se Cuadrado non, a due metri dal portiere, tira di potenza, cioè questo non ha più manco la dimensione della porta, non sente manco più la porta, perché se io voglio tirare di potenza non mi avvicino fin sotto il portiere, chi ha giocato a calcio lo sa, vabbè. Non mi vado a chiudere lo specchio dalla porta, per dirne una. Ora voi immaginate Guardiola con i giocatori schierati da Allegri ieri sera, perché, signori, da quella carne deve fare il brodo Allegri. Io poi le critiche le ho mosse. Io vorrei un cambio di schema, ok? Ok, abbiamo fatto il gioco di Guardiola, vogliamo fare lo stesso gioco con Ancelotti?
Vogliamo fare? Eh? Modric, Valverde, Kroos. Noi a centrocampo abbiamo Rabiot, McKennie e Locatelli. Cioè, ma cazzo, neanche il ricordo di Napoli, di Ancelotti al Napoli, vi apre gli occhi? Ancelotti a Napoli è dovuto fuggire. È dovuto fuggire prima che i napoletani si accorgessero che era lui il problema, non Insigne. Perché Ancelotti è un gran paraculo. Ancelotti, prima di tornare al Real, aveva 5 anni di contratto con l'Everton. Secondo voi perché non c'è rimasto? Per amore del Real Madrid o perché temeva di inficiare la sua fama? E no. Perché giusto per fare qualche nome, Trapattoni al Cagliari e alla Fiorentina ci è andato ad allenare il Cagliari o la Fiorentina. Trapattoni si è preso la rogna della nazionale, anche se all'epoca aveva fior di giocatori la nazionale. Perché amici, amici miei, un conto, lo ribadisco ancora, per me alcune scelte di Allegri ieri vanno rivedute. Oppure va preso atto che Vlahovic da solo non può giocare. Alcune scelte vanno rivedute. Ma da qui a farne il comodissimo capro espiatorio di una società che dal 2017 sta facendo una cazzata dietro l'altra. Vedi Bonucci, vedi l'acquisto di Ronaldo, vedi gli addii, vedi gli addii per me anticipati di giocatori come Mandzukic, come Lichtsteiner, come Khedira. Lo stesso Emre Can, io non lo avrei ceduto. Emre Can lo manda via il signor Sarri. Emre Can non era un fenomeno, d'accordo, ma porca puttana, meglio di McKennie, o no? Si può dire che almeno meglio di McKennie o di Rabiot era Emre Can? Pjanic con Allegri era un giocatore, con Sarri era da prendere a schiaffi. Pjanic. E noi si dà sempre la colpa all'allenatore. Ma guarda gli altri, ma noi quando giochiamo così, quando ci giocheremo così? Quando ci giocheremo così? Ma se avessimo preso Simone Inzaghi, sì. Ce lo voglio vedere Simone Inzaghi fare il 3-5-2 con il Cuadrado e gli Alessandro di questi anni. Ce lo voglio proprio vedere Simone Inzaghi fare il 3-5-2 con questi giocatori qua. Ce lo voglio proprio vedere Simone Inzaghi fare il gioco che faceva la Lazio con Rabiot, McKennie, eccetera eccetera. Forse non avete capito, il centrocampo di ieri è inferiore a quello della Lazio, è inferiore a quello della Fiorentina, è inferiore a quello della Roma. Cazzo, non lo volete capire? E come ho detto ieri, Pogba non vi risolve tutti i problemi. Su questo canale mi è stato imputato qualche tempo fa di essere pessimista sul mercato. I cazzi, i fatti mi stanno dando ragione. Che io quando sbaglio lo dico e lo ammetto, ma quando ho ragione, cazzo, ho ragione. Ok, togliamo Allegri, mettiamoci, cazzo, Klopp. Secondo voi come lo fa il gegenpressing Klopp con Rabiot? Con Locatelli fa il gegenpressing? Con Cuadrado fa il gegenpressing? Ma dai, ma per favore. Guardatele le partite, guardateli. Io dico sempre, l'anno scorso ha fatto un miracolo a portarti in finale di Coppa Italia e a portarti al quarto posto in anticipo. Con Pirlo ci sei arrivato in Champions League, dato che si diceva che Pirlo aveva fatto più punti con i 30 gol di Cristiano Ronaldo. Attenzione, con i 30 gol di Cristiano Ronaldo ha fatto più punti Pirlo, non dimentichiamolo mai, nonostante tutto. Due anni fa con Cristiano Ronaldo in campo, con i 30 gol di Cristiano Ronaldo, facendo più punti dell'anno scorso,
se è andato in Champions grazie al suicidio del Napoli. Io non è che difendo Allegri per partito preso. Io mi incazzo quando dite puttanate. Quando dite puttanate io mi incazzo, perché il calcio va visto nella sua interezza. Voi vedetelo, vedete il gioco così cos'ha, è un gioco, un determinato tipo di gioco, e subito la colpa è dell'allenatore. Ma spesso dimenticate che è lo stesso allenatore che vi ha fatto fare due finali di Coppa dei Campioni che non facevi dai tempi di Lippi. Vogliamo parlare? Che non facevi una finale di Coppa dai tempi di Lippi. Dal 2003 non facevi una finale di Coppa. Vogliamo parlare? E vogliamo parlare del signor Conte? Che con la stessa rosa di Allegri dell'anno dopo praticamente ti butta nel cesso una finale di Europa League in casa con un Benfica. Lui sì che si schierò tutto in difesa. Vogliamo parlare? In una semifinale di Coppa che ti schiera Vucinic che non giocava da una vita? Che ti mette le seconde linee per andare a fare i 100 punti? Ne vogliamo parlare? E con la stessa squadra l'anno dopo hai fatto una finale di Champions. E se sul 1-1 ti danno il rigore su Pogba, se ci fosse stato il VAR nel 2015, non so come finisce quella finale. Io gli appunti al mister li faccio quando vanno fatti. Ci mancherebbe. Ma io non sopporto quando vi mettete i paraocchi. Sposate una tesi acriticamente e non ragionate. Datela a Conte in mano questa squadra. Voglio proprio vedere che ci fa con quel centrocampo. Te lo dico io, li mette tutti fuori rosa, come al suo tempo mise fuori rosa Krasic, Elia e compagnia cantante. Conte farebbe giocare i ragazzini a centrocampo. Ne sono sicuro. Iscrivetevi al canale. Oggi video sul calcio internazionale, più tardi sulla Serie B.